Soldi pubblici ai partiti sì o no? Il dibattito e le polemiche vanno avanti dalla nascita della Repubblica, nonostante le leggi che si sono susseguite dagli anni 70 a oggi, nonostante i due referendum abrogativi, ancora un punto fermo non c'è. Garantire la partecipazione democratica alle forze politiche e sociali non è una questione semplice. Vediamo come si preparano ad affrontarla oggi i partiti. Il sistema di finanziamento pubblico dei partiti deve essere rivoluzionato, ne è convinto il Presidente del Consiglio Letta. La legge in vigore, ha detto nel suo discorso programmatico alle Camere, deve essere abolita. Pochi giorni prima un altro segnale era venuto dai saggi nominati dal Presidente Napolitano. Il finanziamento pubblico in forma adeguata e con verificabilità delle singole spese, è scritto nella relazione finale della Commissione, costituisce un fattore ineliminabile per evitare che le ricchezze private possano condizionare impropriamente l'attività politica. Un invito raccolto da Scelta Civica, che propone un drastico ridimensionamento dei fondi da destinare ai partiti, ma non la loro eliminazione completa. I partiti sono uno strumento essenziale per la democrazia, tuttavia bisogna liberarli da finanziamenti che non rispondono né a esigenze di finanza pubblica né anche di moralità pubblica. Però non possiamo neanche degenerare verso una democrazia di censo. Il finanziamento pubblico con il voto unanime di tutti i partiti, liberali esclusi, venne introdotto in Italia nel 1974. L'obiettivo era quello di ridurre ogni possibile tentativo di corruzione nell'amministrazione della cosa pubblica. Nel 1993, dopo Tangentopoli, un referendum promosso dai radicali lo abolì. Ma i fondi pubblici ai partiti vennero ripristinati sotto forma di rimborsi elettorali, calcolati in base ai voti ottenuti. Una legge del luglio scorso ha dimezzato da 182 a 91 milioni di euro i rimborsi per il 2012, regolato la contribuzione dei privati e fissato nuovi criteri per accedere ai fondi. Ma ancora non basta. Il PDL ha fatto sottoscrivere ai candidati alle ultime elezioni un impegno ad abolire ogni finanziamento pubblico diretto. Noi pensiamo a una formula di forti detrazioni per coloro, i privati, che fanno delle donazioni ai partiti. Senza timori di possibili pressioni lobbistiche, grazie alla trasparenza garantita dalle norme. Se un'azienda, per esempio, di un certo settore dà dei soldi a un partito, questo lo si sa. Se poi questo partito è particolarmente favorevole alle cose che propone questa azienda, beh, gli elettori possono giudicare. Più complessa la posizione del Partito Democratico, diviso tra i favorevoli ad una rimodulazione del finanziamento e chi ne chiede la completa abrogazione. L'importante è che in un sistema basato sulle donazioni private i partiti non siano condizionati dai grandi donatori, e per questo è che è necessario, ma questo è contenuto nelle proposte che stanno emergendo in queste settimane, è necessario incentivare fortemente le piccole donazioni. Tra i contrari all'abolizione del finanziamento, Sinistra Ecologia e Libertà e Fratelli d'Italia. Decisamente a favore dell'eliminazione la Lega Nord, colpita recentemente da uno scandalo sull'utilizzo dei fondi del partito, e il Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato di rinunciare ai rimborsi elettorali, circa 42 milioni di euro. Noi siamo la dimostrazione vivente di come si possa far politica spendendo il giusto, e cioè ben poco, perché noi pensiamo che la politica debba essere passione e non professione. La riforma del finanziamento pubblico ai partiti è nell'agenda del nuovo governo. Solo nelle settimane a venire si potrà capire verso quale strada si indirizzerà l'esecutivo per trovare una soluzione alla questione.